Una mattina di luglio a Pontresina, ridente località montana del canton Grigioni, l'atmosfera cupa e umidiccia non invogliava a incamminarsi verso le alte vette. Ciò non di meno i bimbi perseverarono nel loro impegnativo programma. Buongiorno dai bimbi! Buongiorno bimbi! È il 22 luglio e ci sono 11 gradi! Ah! Devo prendersi i guanti! Ci troviamo a Pontresina in Svizzera! O Pontresina! Pontresina, è vero! E adesso saliremo verso il Piz Langward, come si chiama? Tempo un po' malengo, infatti chiamavano un po' di coperture, speriamo solo che non piova, però è fredda, 11 gradi è bella fredda, è una salita di 1400 metri che può essere solo di 1000 se prendi la seggiovia che ti evita 400 metri, magari la prenderemo in discesa se le ginocchia faranno Giacomo, adesso in salita andiamo su con le nostre forze. Prima di proseguire osservarono per diversi minuti uno scoiattolo in evidente stato confusionale che correva in circolo senza darsi pace. Bellissimo esemplare di scoiattolo rosso europeo. Scoiattolino piccolino piccolino. Stiamo risalendo questo sentiero abbastanza ripido che praticamente si sviluppa dentro nella pista da sci invernale affiancata dalla seggiovia che è lì nel bosco, e mi sa che dobbiamo arrivare fino su a quel colle lì, e lì ci sarà poi l'Alpe Langward, perciò sono proprio 400 metri da scarpinare bene. Quello lì è San Moritz. Eccoci arrivati alla prima tappa e adesso proseguiamo la nostra salita. Abbiamo già fatto i nostri 460 metri. Va bene, dai. Il sentiero saliva a mezza costa con pendenza costante e con una visuale privilegiata sul ghiacciaio del Morterach e i sovrastanti Pizzo Bernina e Palù.
stiamo salendo alla Forcola e dopo da lì si arriva al rifugio. E poi dal rifugio ci sono circa 200 metri, diciamo, chiamiamola di cresta, per arrivare alla vetta. Questo pezzo qua è un altro pezzo che non molla, che fa soffiare. Andare le pendenze. Siamo a 3055, abbiamo fatto 1200 metri, perciò teoricamente ne mancano ancora 200. Lì c'è il rifugio e questa è la vetta. Vediamo se la matematica non è un'opinione. Quando raggiunsero il rifugio, le nebbie si erano ormai impadronite di tutte le sommità, cosicché i bimbi non ebbero nemmeno la soddisfazione di una bella vista. Adesso stiamo facendo il pezzo finale di cresta. Hanno attrezzato alcuni tratti con le corde, dopo tutto un facile, diciamo, sentiero arrampicata. Importante, come sempre su questi sentieri, cercare di non inciamparsi, altrimenti sono maronne. Ultimo pezzettino attrezzato e ci giriamo e vediamo la cuspide di vetta. Eccoci, Pins Languard o Languard, insomma, Pins Fadiga, dai. Panorama mozzafiato. Ma no, non è vero.
Adesso variamo. Però variamo. No, no, si dice niente, non si dice niente. Ah, non si può dire che scendiamo con la seggiovia. No, 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 non scendiamo con la seggiovia. Anche te, ostia, io ne ho preso due, è vero. Perché scendi giù e torni su, ne hai presi due, scusa. Vabbè, bimbi, le ginocchia sono andate. Ma anche a me, onestamente, fanno male le ginocchia, se nonostante la mia giovane età di quasi 39 anni. E sono ancora 400 metri di martellare sulle burline. Teniamole buone là. Comunque 20 franchi e 50. Una discesa qua. Però sembra le giostre, perché la seggiovia al certo fine punto fa anche la curva. Seggiovia con la curva. Sì, ed è anche abbastanza brusca con la curva. Beh, dai, è stata una bella salita, è un po' che non andavamo a camminare, 1400 di dislivello, si sono fatte sentire. Sì, per quello anche che abbiamo approfittato dalla seggiovia gli ultimi 400 metri. C'è qualcosa da dire te? No, io oggi, scusate se ero taciturna. Oggi è taciturna. Tanto io devo fare lo sciopero del silenzio. Vabbè, tanto sono solo che parlo per lei. Esatto. Bene, adesso il solito panino, esatto. E via, rientriamo. Ciao bimbi! Ciao, dai, bimbi! Ciao bimbi! Alla prossima. Allora, sa che la prossima sarà un'avventura particolare, diversa dal solito. Ah sì.